Massimo Rastelli è il nuovo allenatore dell'Avellino. L'ex attaccante dei Lupi nella tarda serata di ieri ha sbaragliato la concorrenza di Cristian Brocchi e ha trovato l'accordo totale con il club del presidente D'Agostino. Decisivo l'incontro al Belsito Hotel, durato circa 3 ore, alla presenza anche di Giovanni D'Agostino e di S. De Vito, oltre che del patron biancoverde, che dà così un segnale forte alla piazza per il presente e soprattutto per il futuro. Massimo Rastelli ha lasciato bellissimi ricordi in Irpinia, avendo conquistato una promozione in Serie B sia da calciatore che da allenatore nella stagione 2012-2013, dopo una grande cavalcata. Si ricompone la coppia con De Vito, una coppia quindi di successo e che i tifosi sperano possa ripetersi, se non quest'anno, l'anno prossimo. È chiaro che con la figura di Rastelli in panchina la società irpina abbia dato ampie garanzie sul progetto, gli investimenti e la voglia di rinforzare la squadra già da gennaio e cercare di finire al meglio il torneo in corso per programmare bene e meglio l'anno successivo. Segnale anche da parte del direttore sportivo, che dopo le scelte rivelatesi sbagliate di Gautieri e Taurino non poteva scommettere su un altro profilo. Rastelli è andato via nell'estate del 2015 e ha potuto assaporare categorie superiori, ottenendo la promozione in A con il Cagliari e la salvezza l'anno successivo. Sicuramente le esperienze non sono state all'altezza del miracolo avellino e del curriculum cagliaritano, ci riferiamo a Cremonese, Spalla e Pordenone, che non sono riuscito ad emergere sotto la sua guida. Ora torna in terza serie e lo fa per il suo Avellino, che fortemente lo ha voluto e riabbraccia un tecnico certamente più maturo e consapevole che ci sarà tanto lavoro da fare. Il trainer De Pompei sa bene che bisognerà lavorare su più fronti, innanzitutto cercare anche attraverso i risultati di compattare un ambiente poco sereno, poi far capire ai calciatori il peso della maglia e ripartire così già dal primo allenamento odierno verso la trasferta di Francavilla Fontana. Ritrova Marcello Trotta, con il quale ha sfiorato la promozione in Serie A passando per quella maledetta semifinale di Bologna, e si spera possa ritrovarlo anche in termini realizzativi. Si è concretizzato un ritorno di cui si è parlato tanto. Massimo Rastelli è di nuovo un lupo.